Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici. Qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Niente, visto che ho 5 minuti di tempo, faccio questo video dicendovi che il grande Giuseppe Simone mi ha risposto al mio ultimo video, nel quale mi chiedevo, facendo colazione, che fine avesse fatto, perché io l'ho seguito e poi a un certo punto ho perso le tracce di lui. Allora mi ha risposto e vi fa vedere quello che mi ha risposto. Ecco qua. Al mio video, che si titola Salve cari amiche ed amici, che mi seguite in YouTube. togliamo l'audio perché e qua dovrebbe venire la risposta. Ecco qua. Grazie mille per il tuo video. Ciao, Giuseppe Simone. E io sono molto contento che di aver ricevuto una sua risposta. Come potete vedere, il suo nuovo canale è Giuseppe Simone, uno come voi. E poi mi ha dato un link del suo sito. Il suo sito ufficiale di Giuseppe Simone non sempre si apre con facilità. Questo glielo voglio dire a Giuseppe Simone, perché a volte non si apre bene. Però forse perché è in costruzione. È un video molto interessante, è un sito molto interessante, sito ufficiale. Promette molte cose: biografia multimedia, multimediale, canzoni, video recenti, donazioni, contatti social e network, bacheca sul trash. Vediamo bibliografia multimediale. Ecco, a volte ha questo sito che si apre un po' lento. Ecco qua, si è aperto al terzo tentativo e che si racconta. Vabbè, è molto interessante. Poi ho trovato che c'ha siti, non so se ci sono dei fake o sono tutti e tre suoi. Quello col quale mi ha risposto Giuseppe Simone, uno come voi, che è questo. Giuseppe Simone, uno come voi. Poi il sito che sembra più vecchio, Giuseppe Simone, che ha più video, ma sono visti meno volte. Invece Giuseppe Simone, uno come voi, ha più visioni. E poi c'è Giuseppe Simone in cucina con Giuseppe Simone. In cucina con Giuseppe Simone, che qui direttamente quello che si vede sono i video caricati, cioè non si può scegliere, c'è solo una lista di riproduzione e la maggior parte sono visti poche volte, quindi deve essere un sito nuovo. Io mi iscrivo. Non so se sarà veramente un video di Giuseppe Simone o qualcuno che ha caricato dei suoi video. Comunque poi ci sono molti canali col nome di Giuseppe Simone e il grande Christian Eis qua.
Parodio Massoer Diavolo. Vabbè. Però ci sono tanti, forse perché molte persone si chiamano Giuseppe Simone. Ma non tutti i canali hanno dei video. Per esempio c'è l'archivio simoniano. Che mi sembra attendibile come canale di Giuseppe Simone. Però di video l'archivio simoniano ne ha tanti. Vediamo che dice archivio 131 video. Beh, mi iscrivo. Credo che sia l'archivio simoniano di Giuseppe Simone. D'altra parte basta vedere il numero delle visioni che è in generale abbastanza alto. Poi deve avere la partnership perché come vediamo nel link c'è scritto archivio simoniano. Quindi gli devono aver dato la partnership. E poi è stato fatto. È entrato il giugno 17 2012, quindi è un canale molto vecchio. Ah, qua dice che un archivio audiovisivo dedicato al sommo maestro di vita Giuseppe Simone da Neviano. Forse qualcuno che ha salvato i suoi video, perché io sapevo che glieli facevano chiudere i canali. Quindi vediamo dove manda, a che link manda. Infatti manda a un qua a un il tubo di Beppe, che forse è un canale che ha aperto Giuseppe Simone. E che YouTube gliel'ha chiuso. Questo canale non esiste più. Quindi è probabile che questo canale è stato fondato, l'archivio simoniano, da dei fan di Giuseppe Simone per salvare le sue opere, perché come sappiamo periodicamente gli facevano chiudere i canali e riniziava da zero. Quindi poi non si sa perché. Quando lui caricava dei video, lo denunciavano e glieli facevano togliere, facevano chiudere il canale. Quando altri caricavano i suoi stessi video, non succedeva nulla. Quindi ci sono questi canali interessanti, a parte la sua pagina, il suo sito ufficiale, il suo blog. C'è Archivio Simoniano, che non so se sia di Giuseppe Simone. C'è Giuseppe Simone, uno come voi, che sono certo che è il suo canale di YouTube perché mi ha risposto ringraziandomi del video con questo nome. Poi c'è Giuseppe Simone, un altro canale che credo che sia suo, In cucina con Giuseppe Simone, che non so se è suo, ma io mi sono iscritto lo stesso. Che è un canale che non si può vedere neanche quando è stato fondato né niente, perché non ti dà la possibilità di scegliere niente. Invece l'archivio simoniano sembra che lo hanno dedicato a Giuseppe Simone, con tutti i video di Giuseppe Simone di 3 anni fa, 3 anni fa, 3 anni fa. Beh, e questo era il mio commentario per ringraziare Giuseppe Simone della sua risposta. Poi, caro Giuseppe Simone, ho sentito parlare che si può collaborare in YouTube.
ma mi sono sempre chiesto come. Non so, magari io faccio dei video, tu fai dei video su uno stesso argomento e poi uno dei due fa un collage, li uniamo insieme. Magari dovremmo aprire un terzo canale per le collaborazioni, magari compartendo come dire l'accesso a un terzo canale di YouTube per caricare video insieme. Non so, perché come si può fare una collaborazione a distanza? Sarebbe molto interessante. Io sarei disposto a collaborare con te. Deve essere mezzogiorno. E quindi, come dire, fammi sapere quali canali sono i tuoi. Poi ecco, bisognerebbe caricare i video in Common Creative, così tu puoi pigliare i miei, io posso pigliare quelli che tu metti in Common Creative. Bisognerebbe mettersi d'accordo di che parlare per fare qualche cosa di coerente. Non so, vedo che Christian Eyes è abile a fare i collage. Quindi, detto questo, e ringraziandoti della tua risposta e aspettandone altre, e chiedendoti come si può fare una collaborazione a distanza, perché ho sentito parlare che fra youtuber ci si può collaborare, ma non so come, e che ti lascio. E niente, ci vediamo alla prossima. Io continuo a vedere i tuoi video, tanto nel Giuseppe Simone Uno Come Voi, come in Giuseppe Simone, e nell'Archivio Simoniano. Molti video già li avevo visti in realtà. E quindi continua così, che sei forte. Non so perché hai avuto tanti canali e ne hai chiusi tanti, perché sennò chissà quante visioni avresti raggiunto. Comunque, sei troppo forte e basta. Faccio questo video corto perché altrimenti pesa molto e poi per caricarlo è un po' difficile. Arrivederci a te, Giuseppe Simone, e a tutte e tutti quelli che mi seguono. E forse più tardi farò un altro video, perché mi ha colpito molto la morte di Bud Spencer. Allora forse gli dedicherò un video, se lo merita. Ciao. O meglio, se la merita la sua memoria, perché ormai lui non c'è più. Ciao.